Cosa si aspettano gli esaminatori dalla prova unica del concorso straordinario bis? Ora, chiaramente le variabili sono tante, quindi non è facile stabilire in anticipo o prevedere con grande, come dire, diciamo, certezza quelli che possono essere gli orientamenti diciamo, di chi esamina i candidati. Però alcuni principi di fondo sono tutto sommato enucleabili, quindi proviamo qui a tracciarli. Allora, un primo aspetto ovviamente riguarda la conoscenza dell'argomento, ma non soltanto la conoscenza tecnica dell'argomento. È probabile che diciamo, chi esamina abbia a cuore anche che il candidato comprenda e faccia comprendere che ha perfettamente chiaro quella che è la struttura epistemica della disciplina, cioè la sua, come dire, natura, il suo specifico. In termini di rete concettuale, di linguaggio specifico, in termini di metodo di approccio alla conoscenza, ogni disciplina ha una sua specificità, che la rende unica per certi versi. Ecco, il candidato, a mio parere, farebbe bene a fare riferimento alla struttura epistemica della propria disciplina, così come farebbe bene a fare riferimento al valore formativo della disciplina. Per valore formativo intendiamo la capacità che ha ogni disciplina di strutturare anche competenze e non soltanto conoscenze e abilità. Dove si trovano questi riferimenti al valore, diciamo, formativo e a quello che è la struttura epistemica della disciplina? Qualcosa di utile si può trovare già nelle indicazioni nazionali, lì dove c'è il nome della disciplina, subito dopo c'è un piccolo testo, sia nel primo ciclo che nel secondo ciclo, e lì è possibile individuare qualche aspetto interessante. Diciamo, di natura epistemica e formativa della disciplina, che si può poi proporre in sede di, diciamo, di esame, ovviamente coordinando il tutto con l'argomento e con il contesto. Un consiglio è quello di non andare troppo nei dettagli, e non serve tanto dimostrare di ricordare informazioni molto specifiche. Quello che secondo me sarà più apprezzato è la capacità del candidato di dimostrare di avere in mano la struttura dell'argomento, quindi nei suoi nuclei fondamentali, e di avere chiaro questa struttura e di sapere come condurre gli alunni ad avere chiara quella stessa struttura. Questo sarà apprezzato, più che l'elemento specifico, l'informazione molto dettagliata, il ricordo. Diciamo, l'aspetto mnemonico in sé per sé. Del resto, sul piano didattico, spiegare troppo non ha mai molto senso e quindi non avrebbe senso neanche in quel contesto se parliamo di lezione simulata. Un secondo, diciamo, aspetto sul quale sicuramente si terrà conto in sede di esame è la capacità da parte del candidato di strutturare una lezione e didatticamente efficace sul piano metodologico, tenendo conto ovviamente della situazione della classe che si ipotizza, al di là del fatto che poi diciamo, gli elementi di questa classe siano diciamo, associati a quella che è la consegna che viene data al candidato, oppure che sia il candidato stesso che ipotizza un contesto classe. Sarebbe preferibile perché il candidato fa capire che non fa una lezione in astratto, ma pensando a una determinata classe con determinate caratteristiche degli alunni. È importante fare riferimento a una varietà metodologica e fare capire che la varietà metodologica che si predilige viene scelta in quanto viene incontro a quelle che sono le caratteristiche diversificate degli studenti sul piano dell'approccio cognitivo alle informazioni. In poche parole, ogni studente è diverso dall'altro, per cui in questa diversità può essere utile proporre una metodologia diversificata in modo che ciascuno possa trovare pane per i propri denti, possa trovare cioè elementi utili al proprio processo di apprendimento. Ora, in questa varietà metodologica si potrebbe ipotizzare uno schema, una sorta di schema tipo, è un'ipotesi ovviamente, se ne possono fare tante altre. Questo schema prevederebbe questo tipo di scansione. Un primo momento potrebbe essere di attivazione degli schemi cognitivi degli alunni e di, come dire, di attivazione della loro curiosità. Questa fase potremmo chiamarla in tanti modi, per esempio questioning o fase di apertura, in cui l'insegnante pone dei quesiti sull'argomento in questione, attirando appunto la curiosità degli studenti e attivando il loro sistema, la loro mente,
per fruire meglio poi delle informazioni in fase di apprendimento. Gli studenti provano a dare delle risposte, a ipotizzare delle risposte per quello che immaginano, per quello che intuiscono, anche sbagliando, non ha importanza, però intanto l'insegnante ha attivato i loro schemi cognitivi, li ha incuriositi. A quel punto può partire la prima fase della lezione, che potrebbe essere di tipo trasmissivo, cioè l'insegnante chiarisce la cornice essenziale dell'argomento. Quali sono gli aspetti fondamentali, la rete, diciamo, di concetti su cui si struttura l'argomento, in modo che ci sia un incorniciamento, chiamiamola fase framing o di incorniciamento, diciamo, della lezione, una cornice essenziale all'interno del quale poi verranno collocate le informazioni successivamente. Una volta fatta questa operazione di tipo trasmissivo, si può passare a una fase costruttivistica, cioè una fase attiva, diciamo di tipo laboratoriale, operativa, in cui agli studenti viene dato un incarico, poniamo, di ricercare ulteriori informazioni, di rispondere a dei quesiti ulteriori, di fare un lavoro di gruppo per risolvere determinati problemi, o di costruire una mappa concettuale su altri elementi che sono emersi dalla ricerca, e così via. Questa fase costruttivistica è molto utile perché mette gli alunni in azione, in attività, e questo rende l'apprendimento molto più efficace, in quanto diventa una comprensione, una elaborazione più profonda delle informazioni. Ora, al di là comunque, poi una volta fatto questo, l'insegnante con un'ulteriore fase trasmissiva chiude il cerchio, cercando di riassumere i punti fondamentali che sono emersi, di chiarire eventuali dubbi e di integrare le informazioni mancanti rispetto a quanto gli alunni sono riusciti a trovare. In questo modo, chiuso il cerchio, gli alunni avranno una visione molto più chiara e più corretta di quello che è l'impostazione concettuale dell'argomento. Ora però, al di là della scelta metodologica, che può essere anche legata ovviamente a motivi soggettivi di sensibilità individuale, quello che conta, a mio parere, è che comunque il candidato spieghi i motivi della sua scelta, cioè spieghi perché fa quella scelta lì. Per esempio, scelgo in questo momento, in questa fase, in questo caso, il metodo, poniamo, laboratoriale, oppure il metodo ludico, o il metodo metacognitivo, o quello socio-emotivo, o quello che ritenete, perché si adatta bene a quel contesto, perché viene incontro a certe esigenze, perché consente meglio certe operazioni, considerato che la classe ha queste caratteristiche, e così via. Questo credo sia un punto fondamentale, perché trasmette alla commissione l'idea che il docente ha sceglie le proprie metodologie non in base alla moda del momento o così in modo acritico, ma perché ha chiara la consapevolezza della loro utilità per quegli studenti in quel contesto, per quell'argomento specifico. Ora, faccio un esempio, l'insegnante potrebbe dire: scelgo in questo caso di far lavorare gli alunni in modo attivo, quindi ricercando loro ulteriori informazioni, lavorando in gruppi, perché questo favorisce una rielaborazione profonda e quindi un apprendimento migliore. Quindi questa è una spiegazione molto semplice, che però fa capire che ho le idee chiare su qual metodo scelgo e perché lo scelgo. Un terzo punto che sarà sicuramente preso in considerazione da chi esamina i candidati è la capacità di valutare da parte del candidato. Potrebbero richiederlo, potrebbe essere utile eventualmente, non lo richiedessero, che sia il candidato stesso a proporre momenti valutativi. Un primo momento valutativo molto utile è quello di fare questo qui, cioè fare riferimento a quella che viene chiamata appunto la valutazione iniziale, per stabilire se gli alunni hanno i prerequisiti per affrontare l'argomento. Questo è molto importante, perché fa capire che l'insegnante ha ben chiaro il fatto che non ci può essere vero apprendimento se non c'è una chiara capacità delle nuove informazioni di agganciarsi alle vecchie informazioni, alle vecchie conoscenze che sono già patrimonio dello studente. Quindi se manca questo aggancio, perché lo studente non ha schemi cognitivi adeguati per affrontare il nuovo non attecchirà, non si aggancerà al vecchio, e quindi non ci sarà apprendimento, non ci sarà conoscenza. E allora i prerequisiti servono per stabilire se possiamo muoverci, oppure se dobbiamo prima chiarire determinati concetti, determinati presupposti, e poi andare avanti. Ecco, questa prima fase valutativa, prima di ogni, diciamo, di tutti gli aspetti della lezione, fare capire, il candidato dovrebbe fare capire che ce l'ha ben chiara, che è fondamentale, perché altrimenti si rischia di parlare al vento, fondamentalmente, almeno con alcuni alunni che potrebbero non godere di quei prerequisiti.
al momento in cui la lezione viene effettuata dall'insegnante. Un secondo aspetto della valutazione che io consiglierei vivamente di utilizzare in sede d'esame, di proporre in sede d'esame, è la valutazione formativa. Per valutazione formativa intendiamo una valutazione non dell'apprendimento, ma in funzione dell'apprendimento. Quindi non c'è voto, non c'è giudizio di nessun tipo, ma semplicemente un tentativo da parte dell'insegnante di capire per tempo, mentre l'apprendimento è in corso, mentre egli sta spiegando, se i concetti sono chiari, se ci sono dei dubbi su alcuni aspetti, se ci sono dei fraintendimenti su altri aspetti, se sono per esempio in grado di riformulare con parole proprie alcune cose già dette ed eventualmente correggere il tiro in sede didattica. Quindi riformulare quei concetti in modo che risulti tutto un po' più chiaro. Ecco, questa è valutazione formativa, una valutazione che ha un impatto molto positivo sull'apprendimento degli studenti, fra quelle che ha il migliore impatto praticamente, fra le varie metodologie. Ora, cosa si aspettano inoltre gli esaminatori? Inevitabilmente una buona capacità di espressione e di comunicazione. Buona capacità di espressione significa un linguaggio fluente, che sa usare i termini tecnici, che sa usare anche un lessico adeguato, comprensibile, chiaro, ma anche una buona capacità di comunicazione. Cioè, in che senso? Nella capacità di comunicazione intendo questo, cioè il candidato farebbe bene a trasferire passione nelle cose che dice. Quindi non soltanto esporre una commissione, ma dimostrare alla commissione che si appassiona rispetto a quell'argomento, perché è appassionato rispetto all'idea che gli alunni acquisiscono le conoscenze necessarie su quell'argomento. Quindi il candidato appassionato e appassionante nella sua esposizione è molto più efficace da questo punto di vista e potrebbe anche lasciare un'impressione migliore rispetto al candidato un po' più, diciamo, apatico e un po' più meccanico nella propria esposizione. Poi c'è un altro aspetto che potremmo menzionare, la capacità da parte del candidato di dire: guarda, io scelgo queste metodologie anche in rapporto a come funzionano i processi di apprendimento. Per esempio, come funziona la comprensione, come funziona il problem solving, come funziona la memoria, come funziona la lettura, il ragionamento e così via. Questo potremmo chiamarlo aspetto metacognitivo. Per esempio, io faccio questa scelta di questo tipo in quanto questo sposa meglio certe caratteristiche della nostra memoria. Oppure sposa meglio la capacità di comprensione degli studenti. Uso la valutazione formativa in quanto questo ha dei vantaggi su quelle che sono le capacità di elaborazione, di rielaborazione dei miei studenti. Ecco, questo riferimento potrebbe essere gradito dagli esaminatori, perché fa capire che l'insegnante ha cognizione di causa anche su quelli che sono alcuni fondamentali processi di psicologia dell'apprendimento, diciamo, e quindi sa dove mettere le mani da questo punto di vista. Ovviamente comunque qualunque riferimento va fatto con cognizione di causa, quindi non è il caso di avventurarsi lì dove magari queste conoscenze non sono presenti. Poi c'è la questione della normativa. Allora, durante l'esposizione, a mio parere, può essere utile fare qualche riferimento, uno o due riferimenti alla normativa scolastica. Non fosse altro che per evitare che questo riferimento poi venga fatto direttamente dai commissari. Quindi in questo modo nessuno potrà dire: beh, di normativa scolastica non si è parlato, perché voi stessi avete fatto questa proposta.